Gentili spettatori di Fiumicino Online, ci troviamo oggi qui nell'hotel Tulip all'Isola Sacra per presentare uno dei prossimi candidati a sindaco nelle elezioni amministrative che si terranno qui a Fiumicino a maggio. Come potete vedere dalle mie spalle, Fiumicino in movimento con Tasciotti sindaco. E chi abbiamo qui vicino a noi? Roberto, dopo aver visto il manifesto dove ti vuoi presentare sindaco, è giusto che ai cittadini di Fiumicino tu possa dire qualcosa? Ma sì, io sinceramente avevo lasciato l'attività politica 5 anni fa. E in questo periodo sono stato sollecitato dal mondo della scuola, molti insegnanti mi hanno chiesto di intervenire in questa kermesse elettorale, così come tantissimi giovani disamorati dalla politica che vedono in me una possibilità di coniugare una onestà e una competenza che potrebbe essere utile al nostro territorio. E in più ci sono state diverse associazioni che hanno appunto perorato questa causa. Io con orgoglio oggi posso dire che mi candido a sindaco del comune, della città di Fiumicino. I nostri punti sono non contro nessuno, ma per la nostra comunità. Fiumicino ha attraversato due importanti fasi, quella dal dicembre del 76 alla costituzione del comune, quando molte zone di questo territorio erano borgate, e lì in quegli anni devo dire che riuscimmo a fare delle cose mirabolanti, addirittura riuscimmo a, grazie anche a delle giunte di eccellenza, penso al sindaco Petroselli, riuscimmo a far sì che le borgate diventassero quartieri. Circa 40 miliardi di lire allora furono messi sottoterra per portare acqua, gli allacci, le fogne, eccetera. Poi c'è stata la seconda fase, quella che dal 92 ha portato alla maggiore età del comune, dove c'è stato un incremento di quantità di progetti, di prodotti a livello di siti, a livello di strutture. E quindi la nostra località è cresciuta moltissimo. E possiamo dire grazie alle amministrazioni che si sono succedute e ai due sindaci, sia Giancarlo Bozzetto che Mario Canapini. Oggi ci troviamo nella terza fase di valorizzare il territorio. Ecco, la cosa mi ha intrigato, mi ha entusiasmato, perché credo che noi possiamo dare un grande contributo per la valorizzazione di questo territorio e aumentare il prodotto interno lordo locale e aumentare l'occupazione, soprattutto quella giovanile. Uno dei punti forti del nostro programma è il collegamento tra il turismo e il lavoro. Un turismo che non è parlare di turismo, ma fare sistema. Fare sistema vuol dire, come nella teoria generale dei sistemi, il tutto non è la somma delle parti, ma come le parti vengono a interagire tra loro. Ossia, noi abbiamo tante attività nel nostro territorio, ma sono separate. Il compito di un'amministrazione è quella di riunirle per un progetto che rilanci Fiumicino nel mondo. Oggi i comuni hanno la possibilità di entrare in competizione con tutti i paesi del mondo. Qualcuno mi dice, ma chi sono gli avversari? L'avversario è uno solo, il tempo. Se perdiamo altro tempo, noi rischiamo, non il Fiumicino, ma l'Italia, di diventare un paese di serie C, soprattutto in questo settore, che potrebbe dare veramente ricchezza a tutti. L'altra questione importante è la partecipazione dei cittadini. Qui un problema enorme che ha Fiumicino è che, essendo 15 località distanti una dall'altra, da questo punto dove stiamo a Tragliatella ci sono 47 chilometri e molti si sentono anche trascurati, ma è una questione ovvia, no? Le distanze, eccetera. Ecco, noi istituiremo all'interno dello statuto, quindi non così a parole, nello statuto la Camera dei Comitati. La Camera dei Comitati, e questa è la grande novità che noi presentiamo, è un organismo volontario che si basa sulle rappresentanze delle 15 località, che è il Consiglio Comunale, il Sindaco, quindi ha il dovere e l'obbligo di consultare nei grandi eventi, che possono essere il bilancio, che possono essere i piani particolareggiati, i piani triennali per le opere pubbliche, ossia far sì che tutti i cittadini sappiano come si spende un euro dall'amministrazione. Credo che questi siano dei punti qualificanti. Altre questioni su cui lavoriamo moltissimo, visto che abbiamo anche questa grande ondata e voglia da parte dei giovani, è chiaro, di dedicare il nostro territorio alla città amica dei giovani, soprattutto quella fase della vita, 0-6 anni, noi abbiamo poco, ma molte amministrazioni hanno poco. Ecco, quindi date molto attenzione a quelli che sono i nidi dell'infanzia e la scuola dell'infanzia, e soprattutto creare località a misura di bambino. E per i giovani hanno
bisogno di alcune certezze e di tante speranze, soprattutto quella legata al mondo del lavoro, di una formazione forte. Vedi, quando qualcuno dice qual è il bene che vuoi a tuo figlio, il bene che vuoi a tuo figlio è l'istruzione, senza istruzione non si va avanti. E su questo noi abbiamo dedicato un capitoli interi proprio per rapporto giovani e amministrazione, e io dedicherò proprio un assessorato alle politiche giovanili. Ma soprattutto c'è un fatto, il passaggio significativo è che i giovani distaccati dalla politica, la gente distaccata dalla politica, ecco, le amministrazioni che sono il cuore del nostro paese, perché secondo me dovremmo anche rivedere un po' l'organizzazione mondiale europea per quanto riguarda della politica. Dovrebbe esistere un governo europeo, dovrebbe esistere un Parlamento molto leggero di 200-300 deputati, e poi io passerei subito ai comuni, che sono i campanili, sono il cuore pulsante della nostra Italia. Ci sono molte, anche la regione secondo me ormai ha fatto il suo tempo, perché se noi riuscissimo a creare un governo europeo e un'Italia che è rappresentata dalle regioni, penso che ci sarebbero meno spazi, no? E quindi meno perdite di tempo. Ecco, diciamo che il nostro progetto è forte di due importanti liste, una del mondo giovanile, 18-30enni che si sono messi insieme per portare la loro voglia di fare, le loro necessità, i loro saperi, e l'altra che è fatta da persone estremamente competenti. Ecco, io credo che questi siano i punti principali, ma soprattutto gente preparata. Non c'è bisogno di gente che sa, che ha esperienza politica, come diceva Celentano, quelli che hanno esperienza politica hanno distrutto l'Italia. Qui c'è bisogno di gente che sia onesta e preparata, che abbia quelle abilità e quelle competenze che possano rilanciare Fiumicino, altrimenti rimarrà Fiumicino sempre una zona di secondo ordine. Ecco, io, nonostante i grandi impegni che ci sono stati delle amministrazioni, adesso c'è, ripeto, la terza fase, quella di lanciare Fiumicino nel mondo. Bene, allora da parte nostra non possiamo che farle i complimenti per questa sua candidatura. Lei è il primo che ufficialmente si candida, diciamo, oltre il PD, che già hanno fatto le loro primarie, sì. Già c'è il candidato. Quindi niente, siamo in attesa a questo punto di maggio per vedere i cittadini che cosa diranno. Sì, che cosa dice lei ai cittadini per concludere questa intervista? Ma innanzitutto che la nostra non farà da stampella a nessuno, nel senso che la scelta che abbiamo fatto è una scelta di campo, ossia noi vogliamo portare del nuovo e del nuovo sano. Non possiamo giocare con la pelle dei cittadini, e soprattutto non faremo alleanze con nessuno. Quindi questo sia ben chiaro, o si vince o si perde, o si porta un'innovazione o altrimenti noi continueremo a dare le nostre spinte intellettuali per migliorare il Fiumicino, però non stando collegati con alcuno schieramento che possa essere dell'una o dell'altra parte, anche perché ormai penso che sia finito il tempo a livello amministrativo di schieramenti da bar dello sport, posso capire a livello nazionale. Qui c'è bisogno di mettere intorno al tavolo gente che sappia quello che si deve fare, né personaggi, no, che hanno sì l'esperienza, ma poi alla fine, no, ve lo vediamo a livello regionale, a livello nazionale, quello che sono riusciti a fare, ma gente che abbia l'intelligenza, ossia gli intellettuali al potere. Questo credo che sia il nostro grande slogan.